Bentornati amici, ma soprattutto amiche del Biker Raft. Il volume 26 è di per sé l'incipit della saga di Skypiea, in cui conosciamo le parti in campo, tra le quali la popolazione di Skypiea e il modo in cui vive al di sopra delle nuvole, le forze dell'ordine del Regno di Dio, le fazioni ribelli composte dai Guerriglia e dal Cavaliere Celeste Gunfall, e ovviamente chi comanda, ossia il dio Enel e i suoi quattro sacerdoti. È senz'altro da rimarcare nuovamente l'introduzione della pirobloina, elemento fondamentale per la creazione della gammatolite marina, di cui abbiamo già parlato ampiamente nel fact-checking 19, quindi se ve lo siete perso recuperatelo, che è importante. Tuttavia, tra questo marasma di informazioni, fin soprattutto a farci capire questo nuovo mondo situato a 10.000 metri sopra il livello del mare, c'è una cosa che, più che dei fatti su cui basare un ragionamento concreto, ci dà una base su cui provare a fare delle ipotesi che potrebbero avere dei risvolti interessanti per il finale dell'opera. Oggi parleremo del Verth, la cosa che i popoli del cielo bramano da sempre, la Terra. O più specificatamente della rappresentazione fisica del Verth, ovvero la fisionomia della statua che lo rappresenta. Cominciamo dal nome stesso del Verth. La scrittura in kanji rappresenta la parola Daichi, che si traduce in terra, ma non nel senso del pianeta Terra, proprio di suolo, terriccio. La lettura in katakana invece ti indica il modo in cui deve essere pronunciato, ovvero Vasu, dove Asu non è altro che la traslitterazione in katakana della parola inglese Earth, da qui Verth, quindi V più Asu, ovvero il pianeta Terra fatto di terriccio, il pianeta della vita. Il termine usato ogni volta che una persona del cielo parla del Verth è Eien no Akogare, l'eterno desiderio, o meglio ancora, ciò che più desideriamo in assoluto da sempre. Noi sappiamo che i popoli del cielo, in un tempo sconosciuto, dovettero abbandonare il loro pianeta, la Luna, per trasferirsi sulla Terra a causa di una mancanza di risorse. Risorse che probabilmente gli avrebbero permesso di sopravvivere a qualche catastrofe o carestia. Tenendo conto che le nuvole isolane sono capaci di nutrire le piante, in quanto fatte d'acqua, ma non di permettere ad esse di far germogliare la vita, è proprio la Terra ciò che manca nel cielo, per far sì che la vita possa replicarsi in quelle terre lontane proprio dal Verth. Quindi qual è il motivo per cui gli angeli sono scesi dalla Luna sulla Terra? Per la mancanza di terriccio? Oppure avevano ridotto all'osso il loro pianeta a tal punto da doversene andare per sopravvivere? E com'è che alla fine si sono fermati in cielo e non sono scesi fino al mare blu? Purtroppo sono domande che non hanno una risposta. Ne abbiamo elementi nel manga per formulare un'ipotesi che abbia una base, non dico solida, ma quasi. Però possiamo fare finta e ipotizzare uno scenario con gli innumerevoli elementi che Oda ci ha regalato negli anni. Quindi perché si sono fermati in cielo e non sono scesi fino a terra? Perché probabilmente sono anche scesi, ma là sotto c'era già qualcuno. Qualcuno che forse hanno associato proprio dal punto di vista iconico al Verth. Qualcuno che magari li ha accolti, o che magari invece li ha scacciati in quanto ritenuti invasori, quindi rispingendoli in cielo. O chissà che altro può essere accaduto. La cosa strana e importante allo stesso tempo è che delle tre razze diverse di popoli celesti, solo gli Shandia sembrano essere rimasti a terra, e solo gli Shandia hanno poi avuto un legame con il regno antico, divenendo i protettori del Poneglyph di Poseidon. Ad ogni modo, abbiamo detto che gli angeli potrebbero aver conosciuto i primi abitanti della Terra, associandoli quindi al Verth, che loro tanto bramano e che con tanta fatica riescono ad ottenere solo grazie alle correnti ascensionali che ogni tanto portano in cielo cumuli di terriccio. Detto tutto ciò, passiamo all'idolo che rappresenta il Verth. Io per anni mi sono arrovellato su questa statua. È un uomo pesce? È un animale? È una bestia folcloristica inventata? È qualche creatura mitologica giapponese che Oda ha replicato per qualche n motivo sconosciuto? È qualcosa che Oda ha disegnato tanto per? Davvero, è un rompicapo molto complesso. Tuttavia, negli ultimi anni, il sensei ha cominciato a rimarcare con costanza un determinato argomento. Come a dirci, state attenti che potrebbe essere importante.
Come già visto nel fact-checking 14, le leggende di tutto il mondo fanno riferimento ad una razza di giganti che un tempo viveva sulla Terra. E nel dettaglio, la mitologia del Nord Europa ci parla di una razza di giganti del ghiaccio, i giganti più antichi, dall'aspetto mostruoso, che erano in guerra contro gli dei, gli Æsir, gli esseri celesti. Perciò, se noi paragonassimo l'aspetto degli antichi giganti di One Piece all'iconica statua del Wurf, ecco che qualcosa si fa forse più chiaro. Non è che quello potrebbe essere un antico gigante, il labbro inferiore pronunciato, i canini sporgenti. L'unica cosa che manca sarebbero le corna. Corna che però potrebbero aver tolto per aggraziare l'idolo e renderlo anche più gradevole alla vista. Corna che invece sono rimaste nella maschera tribale di Wiper, che a mio dire è anch'essa un viso di un antico gigante, andando ancora a rimarcare questo strano legame tra gli esseri celesti e i mostri del mare blu. Ovviamente sto vaneggiando, sto viaggiando di fantasia, potrei aver preso una cantonata gigantesca, tanto per restare in tema, ma ad ora non sono riuscito a trovare altre strade possibili. Forse degli uomini pesce, alla fine somiglia un po' a Jimb, quella statua, ma sono esseri acquatici, quindi perché legarli al concetto di terra? Ditemi voi cosa ne pensate, sinceramente sono curioso. Ma vi lascio con una curiosità. Lo sapete perché il nostro pianeta è conosciuto come Erda in alto tedesco antico, Earth in inglese, Erde in tedesco, Jordan in danese, Jordin in islandese, Aerta in gotico, Erte in medio inglese, Erd in curdo, Erez in aramaico e Erez in ebraico? Perché la parola Earth, così come le altre che vi ho elencato, sembra derivare dal sumero Eridu, che letteralmente significa casa costruita lontano. Eridu fu il primo insediamento creato ai margini del terreno paludoso meridionale della Mesopotamia, che secondo i miti sumeri era la casa lontana da casa degli Anunnaki, quegli esseri altissimi e dotati di ali discesi dal cielo sulla terra, dal loro pianeta morente. Nella lista dei re sumeri, Eridu viene definita la città dei primi sovrani. Citando una tavoletta sumera, dopo che il potere sovrano discese dai cieli, prese dimora in Eridu. Ma degli dei venuti dalle stelle e delle loro incredibili storie ne parleremo la prossima volta, sempre qui sulla nostra strada che ci porta verso il sole.